Rockets Lullaby, gruppo fiorentino composto da Giacomo, Sara, Stefano. Chi sono i Crickets Lullaby? Dunque, i Crickets Lullaby nascono un paio di anni fa per un progetto mio e di Giacomo. Noi ci conosciamo da tempo immemorabile e abbiamo condiviso tante storie di musica, di concerti, di libri, e quindi abbiamo, diciamo, sì, un'affinità abbastanza chiara. Divisa, direi. Sì, ecco, esatto. Diciamo, siamo cresciuti insieme, anche se io ho qualche anno più di lui, però le circostanze ci hanno portato sempre a essere molto molto vicini. Diciamo che musicalmente parlando, io ho suonato negli anni 80, prima in dei gruppi abbastanza oscuri della New Wave fiorentina, tipo gli Strahl, con i quali avevo fatto anche dei concerti a giro, però diciamo era una cosa più per divertimento che per una situazione seria e progettata. Poi ci fu l'esperienza invece con Nicola Vannini, e quindi con Solanter, e lì il discorso cambiò un po', perché nell'86 abbiamo fatto un disco con Nicola sotto il progetto Solanter, che uscì per la Contempo, Maelstrom si chiamava, e quindi quella è una storia. E Giacomo da parte sua ha avuto tutta un'altra vicenda, perché a differenza di me, che poi io ebbe un'interruzione molto lunga, perché per tanti anni ho appeso un po' la chitarra al chiodo e non ho più suonato, rimanendo ovviamente un grande fruitore appassionato di musica. E Giacomo invece no, Giacomo ha una storia diversa, ha fatto parte anche lui di alcune band oscure, poi ha suonato nei Magic Candle Corporation per diverso tempo, per diversi anni, e quindi poi niente, lui però ha sempre continuato a suonare per tutto questo tempo, e via via, diciamo, si mi tentava, cioè diceva dovremmo fare qualcosa insieme. Io però ero all'inizio un po' preso dalla pigrizia, poi piano piano ho ceduto e abbiamo iniziato sempre con più entusiasmo, sempre con più attenzione. Poi abbiamo visto che le cose venivano oggettivamente come pensavamo dovessero venire, che non vuol dire bene o male, ma che veniva rispettata la progettualità che ci eravamo dati, e quindi da questa cosa abbiamo acquisito sempre più coraggio. Dopodiché è intervenuta la Sara, che era una conoscenza esclusivamente di Giacomo, io non la conoscevo, e la Sara è arrivata, ci ha portato una ventata di freschezza e di gioventù, e quindi era una voce che ci è piaciuta, una voce che abbiamo trovato molto interessante e soprattutto molto adatta a quello che avevamo in mente di fare, ecco. E quindi non è stato difficile calarla all'interno del contesto, e quindi diciamo la partenza è stata questa. Abbiamo suonato molto da soli in cantina, in casa, un po' dappertutto, in sala prove, per questi 2 anni di lockdown, i quali anni di lockdown peraltro ci hanno molto accatardato nello sviluppo della cosa, altrimenti il disco sarebbe probabilmente uscito con un netto anticipo. Però voglio dire, a questo punto ci siamo, il disco è fatto, siamo contenti così. Allora, il disco, diciamo subito, non è un EP, ma un LP fatto e finito, As Long As We Have Yesterday. Certo. E il nome della band e il nome del disco, molto coerenti, mi fanno venire voglia di chiedervi quali sono le vostre influenze, cosa ci avete dentro. Insomma, il disco è un disco molto articolato, molto complesso, insomma, arrangiato con tanta cura, quindi dentro di voi ci deve essere tanta musica, quindi sappiamola. Qual è? Se sono le stesse influenze, se Sara ha un altro approccio. Dunque, allora diciamo che fin da subito, quando abbiamo iniziato io e Stefano a comporre i pezzi, è stata praticamente immediata l'idea di farne un concept.
punto di partenza è stato proprio quello, cioè che i brani che componevamo dovevano avere una coerenza anche l'uno con gli, altri, proprio perché dovevano rappresentare poi alla fine un discorso unico. Infatti l'album ha l'ambizione di essere una riflessione sulla vita, sull'esistenza, dalla sua alba al suo tramonto. Non a caso il primo pezzo suggerisce proprio l'idea di un'alba e l'ultimo vorrebbe suggerire l'idea di un tramonto. Noi abbiamo avuto ben preciso che volevamo realizzare l'album che ci sarebbe piaciuto ascoltare, non un album che dovesse piacere a qualcuno, ma doveva essere l'album che a noi avrebbe fatto piacere mettere sul piatto e goderselo. E quindi con quest'ottica abbiamo preso i nostri tempi, le nostre decisioni, liberi completamente da qualsiasi sovrastruttura. Chiaramente io e Stefano non solo ascoltiamo musica praticamente da quando eravamo col ciucciotto in bocca, ma amiamo lo stesso tipo di musica, e stesso tipo di musica non è riferito a un semplice unico genere, però francamente abbiamo uno spettro musicale davanti a noi e dietro di noi molto nutrito. Le influenze sono veramente tante, mettersi a elencarle sarebbe forse anche inutile. Posso dirti che chi lo ascolta poi ci fa riferimento a un nome piuttosto che a un altro, e alla fine noi diciamo sì, in effetti può esserci qualcosa di questo artista, di questo gruppo, ma non c'è stata una ricerca di assomigliare a qualcuno. Io forse con presunzione, anzi sicuramente con presunzione, ma non è un giudizio di valore, credo che suoni Crickets Lullaby questo disco. Ha un, secondo me, un suo suono, una sua identità ben precisa, poi può piacere o non piacere, questo per carità sta a chi lo ascolta a deciderlo, però siamo riusciti, io credo, a creare un nostro mood sonoro che ci appartiene, che, in cui ci riconosciamo e che ci ha appagato. Su questo si è inserita lei, come diceva Stefano, trovare la voce per cantare su queste canzoni, al di là che cantiamo anche io e lui, però mancava una voce principale, diciamo una voce guida, e non era facile pensare chi potesse anche a livello proprio emozionale inserirsi su queste trame sonore. Poi, come la vita spesso ci riserva degli incontri inattesi, io conoscevo lei già da alcuni anni, però non sapevo che cantasse e come cantasse. Poi il caso ha voluto che invece lo scoprissi, e l'ho fatta sentire a Stefano, e entrambi abbiamo concordato subito che era quella che ci mancava. Trame sonore che di solito non si accostano alle voci femminili, quindi per te è stato veramente un lavoro di entrare dentro alla loro mente creativa. È stato, allora mentirei se dicessi che è stato automatico, perché comunque da un punto di vista musicale io non sono esperta come loro, però per me la musica è un elemento fondamentale della mia esistenza. Io penso passi molte ore nel corso della giornata, magari nei tagli di tempo, ad ascoltare musica, quindi è qualcosa che mi appartiene. Il tipo di musica che generalmente appartiene a me è molto diversa da quella che ascoltano loro, comunque vivono loro. Ora non c'è un gap generazionale così vasto da dire, no, non è quello. E poi io ho comunque una natura abbastanza bipolare da un punto di vista musicale, io posso ascoltare musica pop, moderna, eccetera, e poi spostarmi anche a hard rock, eccetera, quindi ho proprio una natura bipolare. Però questo disco si è inserito probabilmente nel momento in cui ho avuto la mia crisi del quarto di vita, ed è un disco che parla proprio di vita. E quindi quando sono arrivata ho dovuto comunque inserirmi su una base già esistente, con anche loro voci già sui demo. In realtà io penso di averla fatta subito mia, perché sono dell'idea che nel momento in cui una persona crea musica e poi però la canta o comunque la incide e la fa uscire all'esterno, non è più sua, non può pretendere che sia sua, qualcuno la prenderà e la farà diventare propria. Col fatto che comunque il brano era parzialmente vergine, nel senso che il demo era fatto per essere ascoltato poi da me, io non ho avuto altre influenze, l'ho cantata sulla base della mia crisi del quarto di vita, e l'ho, che poi è passato dopo un po' il quarto di vita, ma chiamiamola così. E quindi il processo creativo che sta alla base del disco è di Stefano e di Giacomo, ma non avrebbe visto compiutezza senza il tuo apporto. Sicuramente. È vero, ha dato un quid sicuramente
in più che nemmeno io e lui avevamo immaginato. Cioè, quando lei ha eseguito certe parti in alcune canzoni, ci ha colto di sorpresa favorevolmente. Mi viene in mente in Blind, quando siamo andati a registrare la voce in studio, lei ha improvvisato una cosa che, così improvvisata, ci siamo guardati dicendo: cavoli, cosa sta facendo? E fra l'altro è la prima take che è rimasta quella. Quindi avete avuto il controllo sull'intero processo creativo, dalla scrittura alla chiusura del disco, inclusi arrangiamenti, registrazione? Nel bene e nel male abbiamo fatto tutto noi. Quello che ci trovi dentro è dalla prima nota all'ultima tutto nostro. Il disco ha un suo, ha una sua copertina, ha un suo formato fisico, quindi so che ci tenete molto anche a questa parte del progetto. E come è uscito questo disco? Diciamo che la prima idea che abbiamo avuto, irrinunciabile, era quello di far uscire l'LP, perché appunto volevamo rinnovare le nostre emozioni e quindi avere in mano proprio un supporto bello, appagante, che rendesse chiaramente idea del contenuto della musica. E cosa che pensavamo che un CD, nella sua freddezza di plastica eccetera, non avrebbe reso l'idea. Nello stesso tempo ci siamo posti un po' il quesito che cosa, diciamo, come avrebbe potuto l'opera essere fruita da chi il piatto non ce l'ha. E quindi in un primo momento abbiamo pensato di fare l'LP, il formato LP e il formato CD. Dopodiché ci è venuta l'idea di dire: no, facciamo l'LP, mettiamo dentro un CD in omaggio, in maniera tale che chi compra l'oggetto ha tutti e due i formati e ha l'oggetto bello, appagante, che fa veramente capire la rispondenza fra l'interno della copertina, all'esterno della copertina, con quello che è il percorso del disco, e nello stesso tempo, se vuole ascoltare il CD in macchina, non ha alcun impedimento. Ecco. E quindi abbiamo appunto fatto questa cosa e in 500 esemplari, e curata al massimo delle nostre capacità. Quindi un gatefold. Sì, esatto. Dentro c'è anche foglio con qualche la nostra foto, testi e tutti i crediti, sì. E dietro anche una sciccheria, una vecchia concezione. Bellissimo. Quindi avete scelto anche voi il disegno? Tutto il disegno è di Giacomo, quello interno, questo dipinto interno addirittura è di mio nonno, che era un pittore naif. E quindi ci sembrava estremamente pregnante con il discorso musicale, che la copertina principale, quindi la prima immagine che uno si fa dell'opera, fosse questa immagine un po' attonita, un po' tragica, un po' pessimista di questa figura, e all'interno però questo quadro di speranza, di luce, di questa visione, ecco, colorata, che veramente tenesse suddivisi i due piani, l'immanente e il trascendente. Quindi tutta l'anima della musica è in qualche modo trasposta anche nella scelta delle immagini. E dove, per acquistare questo bundle, come si dice? Il disco si può acquistare direttamente dalla Audio Globe, che ci distribuisce, sul sito audioglobe.it, se no su Amazon, su IBS, su Mondadori Store, o se no qui a Firenze nei negozi di dischi più celebri con tempo, Rock Bottom, IBS di braccio, insomma. Benissimo. Vi possiamo sentire live? Allora, abbiamo la prima uscita live vera e propria sarà il 15 maggio al Limonai a Sesto Fiorentino, nell'ambito della presentazione di Frequenze Fiorentine, il libro di Bruno Casini. E lì ci esibiremo dal vivo. C'è poi però ancora da confermare, quindi dico solo il periodo ma non il luogo, una data a luglio
E poi adesso col fatto che si spera, insomma, la situazione complessiva migliori, potrebbe spuntare qualche altra cosa, se le riaperture ci saranno, se le occasioni aumenteranno, insomma, ci auguriamo anche noi che ci possa essere più spazio un po' per tutti quanti. Quindi un disco che è trasportabile in un concerto dal vivo? Non sarà facile. Non sarà facile, no, ecco. non sarà facile perché ora... Poi al di là dell'allure un po'... passatista che può essere può trasparire da quello che noi diciamo, il disco ha delle sonorità anche moderne, cioè i suoni sono, insomma, abbastanza articolati, complessi, per ottenerli c'è stato un lavoro importante dietro. Riportarlo dal vivo non sarà semplice, però insomma, ce la faremo sicuramente. Benissimo, grazie mille, allora a presto. Grazie a te. Grazie.